VLTV, la tua TV, sul digitale terrestre e sul web. Avola, numerose coltellate al rider di una pizzeria per rapinarlo, ferite gravi. Grave episodio accaduto nella serata di sabato scorso, cui è rimasto vittima un giovane rider di una nota pizzeria del centro storico avolese. Un minore di 16 anni ha pensato di rapinare il fattorino della pizzeria ordinando una consegna a domicilio presso la stazione ferroviaria di Avola. Passate da poco le 22.30, il rider giungeva in piazza Regina Margherita e appena entrato all'interno della stazione veniva aggredito alle spalle da un giovane armato di coltello e con il viso coperto da un passamontagna. La vittima reagiva all'aggressione portata dal rapinatore, che voleva impossessarsi dei ricavi delle consegne, e nel corso della colluttazione subiva numerose coltellate agli arti prima che l'aggressore fuggisse. Le immediate indagini svolte dagli uomini del commissariato di polizia di Avola hanno consentito l'individuazione del rapinatore, attesa la circostanza che quest'ultimo, minore di 16 anni avolese, aveva telefonato con il cellulare della propria madre, persona già conosciuta alle forze di polizia, alla pizzeria per perpetrare la rapina ai danni del fattorino. Al povero ragazzo i sanitari del nosocomio avolese hanno dato più di 50 punti di sutura in varie parti del corpo. A casa del denunciato gli investigatori hanno rinvenuto il passamontagna utilizzato dal giovane rapinatore e il telefono cellulare dal quale è stata fatta la telefonata per organizzare la rapina. Al termine delle indagini, rintracciato il minore presso la propria abitazione su disposizione dell'autorità giudiziaria competente, è stato denunciato per tentata rapina e lesioni personali aggravate. Incendio stamani al lab vaccinale di Vittoria, che si trova presso il complesso Vittoria Fiere, un condizionatore d'aria che fa parte del complesso strutturale della fiera, a causa di un malfunzionamento per cause ancora da accertare, ha preso a fuoco. Per precauzione sono stati chiamati giustamente i vigili del fuoco, ma il condizionatore è stato spento grazie agli estintori di sicurezza presenti sul posto. Per fortuna nessun danno, né a persone né a cose, l'attività è già tornata alla normalità. Covid, fortemente aumentato il numero dei contagiati in Sicilia. La settimana appena conclusa ha fatto registrare nuovamente un aumento esponenziale del numero dei nuovi positivi, accompagnato da un forte aumento del numero delle persone ricoverate, dei nuovi ingressi in terapia intensiva e dei decessi. A comunicarlo è il Dipartimento della Protezione Civile ed elaborati dall'Ufficio Statistica del Comune di Palermo, i nuovi positivi in Sicilia sono 66.909, il 140,6% in più rispetto alla settimana precedente, e tre volte e mezzo il numero registrato 14 giorni fa. È fortemente aumentato il rapporto tra tamponi positivi e tamponi effettuati, passato dall'8,7% al 20,2%. Il numero degli attuali positivi è più che raddoppiato, passando da 51.296 a 111.777, 60.481 in più rispetto alla settimana precedente. Le persone in isolamento domiciliare sono 110.516, 60.138 in più rispetto alla settimana precedente. Ricoverati sono 1.261, di cui 138 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono aumentati di 343 unità, i ricoverati in terapia intensiva sono aumentati di 31. Nella settimana appena conclusa si sono registrati 81 nuovi ingressi in terapia intensiva. Il numero dei guariti è cresciuto di 6.382 unità rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari al 73,4%. Il numero di persone decedute registrato nella settimana è pari a 155. Complessivamente le persone decedute sono 7.682, il tasso di letalità è pari all'1,7%. I ricoverati complessivamente rappresentano l'1,1% degli attuali positivi. Rispetto alla corrispondente settimana di un anno fa, i nuovi positivi sono passati da 11.508 a 66.909, i nuovi ingressi in terapia intensiva da 95 a 81, i ricoverati in terapia intensiva da 208 a 138, i decessi da 234 a 155. La macchina è in grado di reggere un ritmo di 600.000 somministrazioni al giorno. Le dosi ci sono, 27,7 milioni per tutto gennaio. Per gli over 50, ora sottoposti all'obbligo, ci saranno finestre straordinarie con apertura degli hub anche di notte. Si tratta ora di convincere a vaccinarsi quelli che non hanno mai visto il siero. Così il generale Francesco Figliuolo, mentre i dati sulla campagna vaccinale inducono all'ottimismo. Sabato le prime dosi hanno sfiorato quota 70.000, livello che non si raggiungeva dallo scorso ottobre. Una quota
quota dei 5,3 milioni di Novax sta quindi cambiando idea sulla spinta delle nuove strette. Da lunedì, infatti, si potrà accedere solo con Green Pass rafforzato in bar, ristoranti, alberghi, piscine, nonché su bus, treni, aerei e navi. Disagi in vista per i trasporti. Trenitalia ha comunicato la cancellazione di 180 treni regionali a partire da lunedì, per un totale di 550 corse a causa della diffusione dei contagi Omicron. Problemi anche per Autolinee Toscane, che gestisce il trasporto pubblico locale in tutta la regione. 632 autisti rimarranno a casa su quasi 4.000 complessivi. E salgono 15 le regioni in zona gialla, con il passaggio di colore di Toscana, Emilia-Romagna, Abruzzo e Valle d'Aosta, mentre la Lombardia, ma non solo, rischia a breve di finire in arancione. La tabella di marcia del generale Figliuolo è già tracciata. Questa settimana si prevedono 580.000 somministrazioni quotidiane, che saliranno a 600.000 in quella successiva. VLTV, la tua TV, sul digitale terrestre e sul web.